Naturalmente bisogna fare delle scelte quando si deve presentare un pensiero complesso, profondo, che ha dato luogo a una tradizione secolare. Ci sono intere biblioteche scritte su Spinoza, con interpretazioni anche fra loro non tutte, come dire, in accordo, no? Ci sono diverse linee interpretative. E un'altra questione molto rilevante è quanto di Spinoza ancora è con noi, quanto sarà dopo di noi, perché c'è anche da dire questo, no? Che Spinoza resta, no? In ogni caso. Allora, in un'oretta di tutto questo non si può parlare, bisogna prendere una scelta, fare una scelta. Credo che la scelta migliore sia quella di dare il senso di un'avventura di pensiero e dare il senso di una questione di vita, cioè di mostrare come il pensiero di Spinoza non sia soltanto una meravigliosa costruzione intellettuale, una meravigliosa costruzione razionale, in un'opera che naturalmente costituisce ancora oggi oggetto di continue visitazioni e reinterpretazioni, ma che al di là di tutto questo si debba andare al fondo di ciò che ha mosso questo pensiero e che noi possiamo ancora umanamente intendere in maniera adeguata, cioè in maniera perfetta per certi versi. Cioè bisogna parlare, insomma, del rapporto tra la vita di Spinoza e il pensiero di Spinoza. Secondo me in questo modo possiamo dare un'idea, no, di che cos'è questo impatto, questo incontro con un pensatore di questa portata. D'altra parte, dico subito una cosa che poi avremo modo di verificare un po' più avanti. Spinoza non ha scritto una metafisica, non ha scritto una logica, ha scritto un'etica. Quindi il suo capolavoro è dedicato a come si deve vivere e a come si può vivere il più possibile felici. E credo che questo sia il messaggio più importante, che travalica molte questioni legate al tempo, legate alla storia, legate alla politica, che pure furono rilevantissime. E allora da dove partire? Ma io partirei da due date. La prima è il 1654, Spinoza è ancora un giovinotto, diciamo così, perde il padre. Il padre, lui era nato nel 1632, Spinoza, il padre è un commerciante ebreo di frutta secca, tutta la famiglia era scappata dal Portogallo di fronte alle persecuzioni degli ebrei, che furono particolarmente crudeli negli anni e nei decenni precedenti. Ad Amsterdam la comunità ebraica, soprattutto la comunità ebraica portoghese, trovò accoglienza in quella che in quel tempo era una delle città più importanti d'Europa, sicuramente il centro mondiale dei traffici dell'economia oceanica e anche parzialmente mediterranea. Sicuramente Amsterdam era una delle città più belle d'Europa, ma soprattutto più libere, dove eccezionalmente vi era accoglienza per molte fedi, molte religioni, molte tradizioni, in un secolo che era invece caratterizzato dalle guerre di religione. Quindi che era insanguinato attraverso i decenni da intolleranze, violenze, persecuzioni, torture, eccetera, eccetera. E quindi Amsterdam era un po' un gioiello da questo punto di vista, anche se non bisogna esagerare, non è così idilliaca la vita ad Amsterdam, c'erano alcune regole, alcune rigidità, e tuttavia la comunità portoghese viveva abbastanza serenamente, faceva prosperare anche l'Olanda, che viveva il suo secolo d'oro, il secolo nel quale si era liberata dalla tutela spagnola attraverso una guerra di liberazione fortunata, no? Molto molto famosa. Quindi cominciava la sua ascesa, che sin verso la fine del 600 toccò traguardi straordinari. Amsterdam fu la prima città che ebbe una borsa, una vera e propria borsa. Sul modello della borsa di Amsterdam si costituì poi quella di Londra. Fu la prima esperienza nazionale in cui lo Stato intervenne a sostenere le campagne commerciali delle navi, cioè delle grandi
iniziative d'Oriente ed Occidente, delle grandi compagnie delle Indie orientali e occidentali, sul cui modello poi l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi eravamo nel secolo d'oro che si caratterizzava anche per grandi conquiste dell'economia, per grandi conquiste della tecnologia. Le navi portoghesi, scusate, le navi olandesi avevano sostituito nell'efficienza, nelle capacità, nelle possibilità, sia le navi veneziane, sia le navi spagnole, sia le navi portoghesi. Era un secolo d'oro anche per la cultura, per la pittura, per esempio, che in Olanda toccò allora vertici, partendo certamente da modelli dell'Italia, ma si sa, il Rinascimento italiano è il modello di tutti, il modello da cui è partito il mondo moderno. Però certamente le vedute, le marine, i paesaggi olandesi fecero epoca, fecero storia e influenzarono tutta l'Europa. E così pure gli studi di ottica, ai quali pure Spinoza diede un notevole contributo. Ecco, questo era il quadro generale. 1654, il padre di Spinoza muore. Il giovanissimo Spinoza, era nato nel 32, lo ripeto, deve prendere in mano l'impresa, l'azienda paterna. Ha con sé un fratello minore che associa nell'impresa stessa e naturalmente è un uomo che frequenta tutti i giorni, diciamo così, il porto, naturalmente i luoghi, no, deputati alla sua professione di commerciante, di mercante. Ma da tempo però si interessa di cultura, studia la scuola ebraica, nella scuola ebraica è uno dei più promettenti studenti, pare anzi che fosse, alcuni dicono, avviato alla carriera di rabbino, altri lo negano. Certo, la famiglia non era disagiata, ma non era nemmeno ricca e aveva subito alcuni disastri, come capitava allora, cioè intere navi che andavano sott'acqua, diciamo così, andavano a fondo e tutto il carico era perduto, cioè c'erano situazioni molto, molto, come dire, alterne nella fortuna dei mercanti di quegli anni. In ogni caso Spinoza era un giovane di grande intelletto, molto amato dai suoi maestri e desideroso certo di nuove avventure intellettuali. Forse questo desiderio del nuovo fu l'inizio della sua perdita. Due anni dopo la morte del padre, quindi resta da capire, non lo sapremo mai, quanto il padre si rese conto della natura particolarmente ribelle in un senso mite, ma ribelle intellettualmente del figlio, non lo sapremo mai. Tra l'altro il padre ebbe degli incarichi importanti dentro la comunità degli ebrei portoghesi di Amsterdam, era uno dei regolatori appunto della scuola e quindi se avesse conosciuto o potuto conoscere queste tesi giudicate audaci del figlio forse non le avrebbe approvate, ma tutto ciò non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che nel 1656, il 27 luglio, data della Damnatio Memoriae per il rabbino Morteira, il cui nome la dice tutta da sé, che peraltro era un grande maestro, bisogna riconoscerlo, ed era maestro personale di Spinoza, condanna Spinoza a essere espulso dalla comunità con una delle diciamo così, sentenze più terribili, con quella più severa che fosse allora possibile. Spinoza è espulso, nessuno potrà rivolgergli la parola, nessuno potrà stare a più di quanti, non so quanti metri da lui, sia maledetto di giorno, sia maledetto di notte, sia maledetto quando si alza, sia maledetto quando si corica. Il Signore non lo perdoni mai e il suo nome sia disperso per sempre. Nessuno nega i suoi scritti, nessuno intrattenga un rapporto con lui. Una cosina da niente. Il ragazzo aveva 25 anni. Questo bisogna tenerlo presente. Aveva 25. Che cosa era successo? Ma non sto a entrare in questo aspetto perché molte sono le cose che sarebbero da dire. Pare che Spinoza fosse stato tradito da alcuni compagni di studi che rivelarono alcune sue tesi eretiche relativamente alla tradizione ebraica. Pare che la comunità ebraica gli offrisse addirittura una pensione purché Spinoza si astenesse dall'esprimere e dallo scrivere le sue idee. Spinoza certamente rifiutò. Scrisse un'apologia in spagnolo
Spinoza parlava il portoghese in casa, perché erano di origine portoghese, ovviamente parlava lo spagnolo, parlava l'olandese, ma con non grande sicurezza. Abbiamo una lettera in cui dice: se potessi esprimermi in portoghese forse sarei più capace di dirti queste cose che ti sto dicendo in olandese. Quindi l'olandese lo masticava meno del portoghese, conosceva il latino che aveva studiato, e forse questa era una delle cause della sua espulsione, che aveva studiato presso una scuola considerata molto eretica, e comunque il latino certamente non piaceva molto alla tradizione ebraica. Leggeva l'italiano, leggeva naturalmente il francese, conosceva il tedesco, era assolutamente ignaro della lingua inglese, perché erano ancora quelli tempi beati in cui si pensava che questa era una lingua di barbari. Poi noi abbiamo cambiato idea, tutto è possibile. Quando dico così non mi permetto di giudicare la lingua inglese. Qui poi. No, ripeto l'opinione di Alfred North Whitehead, che è uno dei più grandi filosofi inglesi del Novecento, il quale diceva, scrisse: ma come si fa a fare filosofia con questa lingua, con questo gergo da pirati? Ecco, quindi Spinoza l'inglese non lo conosceva. Quali furono le ragioni di questa espulsione? Beh, bisogna considerare che la comunità ebraica di Amsterdam era rispettata, era anche protetta dalle autorità, ma a sua volta doveva garantire ordine al suo interno. Era molto, come dire, molto complicato per la comunità ebraica essere oggetto di critiche, non doveva accadere. Quindi si può anche capire come un figlio ribelle, un figlio stravagante, un figlio extravagante che vagava fuori dai confini della ortodossia ebraica fosse veramente un pericolo, una minaccia politica forte, perché va bene, siete ebrei, vi tolleriamo, ma che poi addirittura gli ebrei siano anche, diciamo così, degli atei all'interno della loro stessa religione, e così era giudicato Spinoza, beh, questo evidentemente era molto pericoloso. Ma non è questo che ci interessa. Interessa ora una riflessione su un dato. Avviene questa damnatio, questa condanna, questa espulsione. È evidente che i familiari di Spinoza, che poi si riducono a quel punto alla sorella e al fratello sostanzialmente, non possono più avere rapporti con lui. Come si è andata avanti l'industria, diciamo così, il commercio paterno attraverso Gabriel, che era il più giovane dei due, non lo sappiamo. Sappiamo che a un certo punto Gabriel se ne andrà, quindi emigrerà, e quindi probabilmente non andava molto bene, ma lui dove andò? Non lo sappiamo. Questo è, come si dice, il buco nero della vita di Spinoza. Per 5 anni è incerto che cosa Spinoza abbia fatto. Di sicuro sappiamo che a un certo punto ci fu una richiesta indignata da parte della comunità ebraica al comune di Amsterdam, che disse: ma come, noi abbiamo espulso questo nostro figlio maledetto e voi tollerate che stia ancora ad Amsterdam a girare per Amsterdam? Quindi girava per Amsterdam. Sicuramente lo ritroviamo a Rijnsburg nel 1661, a Rijnsburg, in questa piccola cittadina vicino ad Amsterdam, che ancora è, dove è ancora visitabile la casa che lo ospitò, e dove c'è la sua biblioteca, e dove c'è la macchina per fare le lenti, non propriamente la sua. Ecco, quando uno entra rischia, come è successo al medico, muoversi moltissimo, ma poi legge il cartellino e dice: questa non è la macchina di Spinoza, però è uguale a quella che aveva Spinoza. E vabbè, non è la stessa cosa, evidentemente, no? Ecco, cosa fece Spinoza in questi 5 anni? Non lo sappiamo con certezza. Probabilmente si rifugiò in quella scuola di latino dalla quale aveva imparato a conoscere i classici, a trattare il latino, a usare il latino correntemente. Lui scriveva in latino poi, no? Come i dotti di quel tempo, parlava latino, secondo l'uso gesuitico partecipò, sappiamo che partecipò a delle rappresentazioni teatrali dove lui svolgeva dei personaggi di Terenzio, di Plauto, che parlavano latino naturalmente, e forse si rifugiò in questa scuola, che era una scuola molto apprezzata sul piano della cultura, ma molto, come dire, chiacchierata. Era una scuola che si considerava fortemente eretica da tutti i punti di vista, era una scuola libertina.
evidente libertina, non nel senso, diciamo, che la parola ha assunto nel tempo di una vita immorale, no, libertina nel senso che sosteneva la libertà di pensiero contro ogni fede religiosa, contro ogni ortodossia religiosa, quindi certamente era una scuola pericolosa. Ma non dobbiamo risolvere qui, né saremo in grado di farlo, l'enigma di questi 5 anni, ma abbiamo però forse un documento importantissimo per capire che cosa accadde a questo giovane. Bisogna tenere presente la scena: è un giovane di 25 anni che è stato espulso e dannato dalla sua comunità e che ha subito un attentato per il quale ha rischiato la vita. Sappiamo che un fanatico ebreo gli scagliò un pugnale che gli lacerò, fortunatamente senza colpirlo, che gli lacerò il mantello, e Spinoza conservò questo mantello tutta la vita, no? A memoria, a ricordo di questo episodio, che ha 2 versioni, secondo alcuni accadde mentre lui usciva dalla sinagoga, altri dicono mentre usciva dal teatro, perché amava la musica, amava il teatro, amava i bei vestiti, amava fumare la pipa, amava i profumi, no? Amava vivere in maniera, diciamo così, gradevole, non particolarmente lussuosa, anzi niente affatto lussuosa, però certamente con attenzione alla propria serenità e alla propria felicità. Bene, questo giovane doveva esorcizzare la paura della morte, che certamente rischiava e rischiò tutta la vita, doveva esorcizzare la miseria, il timore del futuro. Certo, aveva già amici fedeli che sicuramente lo aiutarono e che poi lo accompagnarono per tutta la vita, che furono suoi discepoli, una piccola comunità, diciamo così, segreta e nascosta naturalmente, che ovviamente gli servì, gli offrì i mezzi di sussistenza, se no non si sa come avrebbe potuto tirare avanti. Ma soprattutto una cosa era importante, credo, conoscendo l'arco di tutti i pensieri di Spinoza: doveva purificarsi dall'odio. E questa è una delle grandezze veramente straordinarie di Spinoza. In tutta la sua opera non c'è una sillaba contro i suoi accusatori, contro gli ebrei, non c'è una sillaba contro Mortera. E naturalmente non era una cosa facile, voleva dire fare i conti con la propria vita e tirare anche le somme di una situazione particolarmente difficile e precaria. Poi Spinoza sostanzialmente se la cavò appunto con il mestiere di molatore delle lenti. Erano i suoi amici che gli fornivano i materiali e che gli vendevano le lenti in giro per l'Olanda, ma lui era diventato così bravo in questa attività manuale, alla quale dedicava certamente buona parte della giornata, che le sue lenti divennero famose in tutta Europa. No? Venivano vendute, poi alla fine diventavano anche una specie, come dire, di cosa di moda, ci sono le lenti del maledetto Spinoza, che nei salotti faceva molto, insomma, no? Era molto di moda. Lui visse così e probabilmente affrettò la sua morte giovanile, perché dalla madre aveva presumibilmente ereditato una tendenza alla tisi. La madre era sicuramente morta di tisi, quasi certamente, e naturalmente questo lavoro a molare le lenti per ore e ore e ore, cioè a respirare questi pulviscoli, fu deleterissimo, fu terribile per la sua salute. Ma non aveva altri mezzi di sussistenza. Ricorderò ancora che rifiutò più di una volta delle donazioni. Non voleva di amici ricchi, di amici mercanti, che soltanto uno morendo gli lasciò una piccola dote. E quando i parenti si lamentarono, disse: va bene, allora prendete, ve la restituisco subito. Non accettò mai nessun aiuto finanziario considerevole. Dicevo, noi però abbiamo un documento che secondo gli studiosi e sempre di più ci convince che sia stato scritto proprio in quei 5 anni. E che quindi testimonia di una riflessione, di una meditazione etica, appunto, morale, che dà subito il timbro, diciamo così, no? Cioè, ci insegna subito chi era Spinoza a 25 anni e come avrebbe indirizzato la sua vita. Se
le ipotesi degli studiosi sono vere, sono attendibili, sono sicuramente attendibili, probabilmente sono anche vere. Il testo in questione è un testo famoso, è De Emendazione Intellectus, la purificazione della mente, dell'intelletto, testo giovanile, lasciato incompiuto, del quale ora vi leggo la pagina iniziale, che è quella che dà il timbro. Immaginatevi quest'uomo, 25 anni, solo, senza più né famiglia, né lavoro, né comunità, né possibilità, e probabilmente anche perseguitato e in pericolo di vita, in pericolo di vita. Il modello è certamente quello stoico, si sente che è un giovane che utilizza modelli classici, che ragiona come, con i suoi classici, ma la sostanza è la sua vita, non è semplicemente un fatto di erudizione. Scrive Spinoza: dopo che l'esperienza mi ebbe insegnato che tutte le cose che frequentemente si incontrano nella vita comune sono vane e sono futili, e quando vidi che tutti i beni che temevo di perdere, questo è molto, tutti i beni che temevo di perdere, li ha persi tutti, e tutti i mali che temevo di ricevere non avevano in sé nulla né di bene né di male, se non in quanto l'animo ne era turbato. Questo è il pensiero tipicamente spinoziano: non c'è niente di bene né di male nel mondo, c'è ciò che ci deve essere, secondo la ragione geometrica, come dirà, no? Secondo le cause naturali delle cose. Il problema è che noi ce ne turbiamo, no? Che abbiamo paura di perdere i nostri beni, il timore dei mali che ci possono aggredire. Quindi il problema è nel turbamento, non nelle cose. Le cose sono innocenti, sono al di là del bene e del male, dirà Nietzsche, che si immedesimerà moltissimo in questi pensieri di Spinoza. Quindi non avevano in sé nulla né di bene né di male, se non in quanto l'animo ne era turbato. Decisi infine di ricercare se si desse qualcosa che fosse un bene vero e condivisibile. Due cose: un bene vero, autentico, solido, saldo, solido, ma condivisibile anche. Cioè non è solo lo stoico, non è lo stoico che si ritira dal mondo, no, no, è lo stoico che vuole condivisione nel mondo. Io e i miei fratelli, io e quelli che sono fatti come me, io e quelli che vogliono questo tipo di bene sulla terra. Quindi il progetto è etico e politico, e sarà sempre così, Spinoza, etico e politico. Riguarda l'individuo, ma riguarda anche la società. Vedete come bisogna leggere con attenzione, no? con pazienza ogni parola per capire cosa c'è dietro. Se si desse qualcosa che fosse un bene vero e condivisibile, e dal quale soltanto, respinti tutti gli altri, l'animo fosse affetto. Anzi, se esistesse qualcosa grazie al quale, una volta scoperto e acquisito, godessi in eterno una gioia continua e suprema. Una gioia. Cioè una vita felice. Questo è lo scopo di Spinoza. Non una vita triste, una vita che si... che continuamente si autopunisce, no? Bisogna vivere felicemente, non c'è nessuna ragione di non essere felici, se non lo siamo è colpa nostra. Questo è il pensiero profondo, no? Che lo muoverò per sempre. De Emendazione Intellectus, per arrivare ad un bene, badate, in eterno, una gioia continua e suprema. Dico decisi infine, questo è bellissimo, perché a prima vista sembrava sconsiderato voler rinunziare a una cosa certa per una ancora incerta, cioè a quei beni che tutti conosciamo, per un eventuale bene che fosse assoluto, ma non c'è. Vedevo senza dubbio i vantaggi che si acquistano grazie all'onore, alla ricchezza, e che ero costretto ad astenermi dal cercarli se volevo seriamente applicarmi a una cosa diversa e nuova. Anch'io tengo famiglia, diciamo, no? Vedevo anch'io che seguire il denaro, seguire la potenza, la fama, il buon nome,
erano beni a portata di mano, se uno ci si dava, ci si dedicava, poteva anche riuscire, ma dovevo invece rinunciarci per un'altra cosa che non c'era, che era una speranza, che era un'aspirazione. Vedevo chiaramente, se per caso la suprema felicità fosse posta in essi, che avrei dovuto esserne privo, se invece non fosse posta in essi e ad essi soltanto mi fosse applicato, che anche allora sarei stato privo della suprema felicità. Cioè, eccolo, diviso in due. Cosa devo fare? Se seguo la via di tutti, la ricchezza, l'onore, la gloria, allora mi hanno condannato, dannato, non devo trovare i miei amici, fare la guerra contro questa comunità. Non era impossibile, allora i libertini giravano per tutta l'Europa, no? Ma questo però è quel tipo di atteggiamento attraverso il quale le cose sono giudicate buone o cattive a seconda che il nostro animo ne sia turbato, in bene o in male. E allora se seguo questa via non c'è felicità, c'è turbamento continuo. Ma se seguo un'altra però perdo tutto questo, la possibilità di proteggermi nella vita, di avere amici che mi sostengono, di raggiungere onore e ricchezze, eccetera, eccetera. L'uomo era eccezionale, aveva 25 anni, ma sapeva bene quanto valeva, sarebbe arrivato facilmente dovunque con quell'intelletto, no? E nonostante la condanna degli ebrei, eccetera. Meditavo dunque se non fosse per caso possibile pervenire a un nuovo regime di vita, o almeno alla certezza di esso, senza mutare l'ordine e il regime abituale della mia vita, ciò che spesso invano tentai. Quindi in questi 5 anni tentò. Cosa tentò? Di raggiungere un nuovo regime di vita senza abbandonare i vantaggi di quella vecchia. Ma per questa strada invano si muoveva. Infatti le cose che si incontrano per lo più nella vita e sono considerate dagli uomini come bene supremo, per quanto è lecito concludere dalle loro opere, si riducono a queste tre: ricchezza, onore, piacere. Sintesi meravigliosa, è eternamente così. Che cosa gli uomini amano più di tutto? La ricchezza in tutti i sensi. L'onore, essere stimati, giudicati bravi, giudicati importanti. Il godimento, no? Il godimento. A che serve avere tanta ricchezza e tanto onore se questo non si traduce in piaceri quotidiani, in piaceri molto concreti, no? A questo si riduce, diciamo così, la preoccupazione degli uomini. Queste tre cose, scrive, disorientano a tal punto la mente da renderla del tutto incapace di pensare a qualsiasi altro bene. Se voi pensate alla ricchezza, all'onore e al godimento, ce n'è, come si dice a Milano, ce n'è abbastanza, non resta tempo alla mente. La mente è sviata dietro queste cose e non ha modo di inaugurare una nuova strada. Concludo saltando un pezzo. Grazie ad un'assidua meditazione giunsi a vedere che avrei lasciato dei mali certi per un bene certo, purché avessi potuto decidere completamente. Allora, attraverso una lunga meditazione, quest'uomo da solo ha passato le notti a pensare a questa cosa della sua vita, del suo destino, cioè che avrebbe raggiunto un vero bene solo lasciando questi mali certi. Sono mali certi le preoccupazioni di cui ci carichiamo per avere ricchezza, onore e godimento. Lì sono sicuri i mali. Solo lasciandoli c'era la possibilità di un bene al di là di loro. Mi vedevo infatti versare in estremo pericolo. Ecco, queste sono parole naturalmente toccanti, non sono messe lì per caso. Mi vedevo infatti versare in estremo pericolo e costretto a cercare con tutte le forze un rimedio, per quanto incerto. E già, bisogna certamente anche avere subito uno shock di vita come il suo, no? Per essere indotti ad una ricerca così profonda, se no è difficile da un giorno all'altro lasciare la nostra vita quotidiana per qualcosa di meglio, per qualcosa di più. Sì, capita ai grandi eroi, ai grandi santi, ai grandi pensatori forse, ma certo lui era stato messo sul punto dalla vita, no? Per di lì non c'era più strada.
E se avesse voluto continuare per lì, si sarebbe procurato, come tutti gli uomini d'altra parte, mali certi. E allora bisognava prendere una decisione. Nell'estremo pericolo bisognava cercare con tutte le forze un rimedio, per quanto incerto. Come un malato affetto da malattia mortale che, prevedendo una morte certa, senza l'assunzione di un farmaco, è costretto a cercarlo con tutte le forze, poiché in esso, per quanto incerto, risiede tutta la sua speranza. Invece tutte le cose che la maggioranza degli uomini segue non solo non offrono alcun giovamento alla conservazione del nostro essere, ma anzi, persino la impediscono. Spesso sono causa della rovina di quelli che le possiedono e sempre causa della rovina di quelli che ne sono posseduti. Allora bisogna trovare una medicina inaudita, non comune alla esperienza degli uomini comuni, i quali invece sono rovinati dalle false medicine che seguono, sia che essi le posseggono sia che ne siano posseduti. Bisogna avere una medicina che guarisca da questo male da cui tutti siamo affetti, e la medicina ha un nome preciso, si chiama filosofia. Ma se andiamo avanti in questo trattato mirabile, ecco, fissiamo alcuni punti. Primo punto: decisione di ricercare il vero bene, perché il vero bene non è solitamente nelle cose che la maggioranza degli uomini persegue accanitamente e a suo danno. Spinoza esprime la cosa così: come conseguire una natura umana più forte, come diventare più forti, perché molto bello, come diventare più forti, una natura umana più forte, ma attenzione alla seconda parte, conformemente con l'ordine eterno della natura. Come ottenere una natura più forte che sappia accettare, tollerare, accogliere, non giudicare, l'ordine eterno delle cose, così come esse sono, né buone né cattive, ma così come sono. Tale ordine, in tale ordine, bene e male, perfetto e imperfetto, si dicono solo secondo il nostro punto di vista, cioè il punto di vista relativo. Il punto di vista del virus che mi uccide è valido quanto il mio. Non è che il mio vale di più, però io posso accogliere questa realtà delle cose, questa natura di cui è fatto anche il mio corpo, la mia vita stessa, con il coraggio, no? Con il coraggio della forza che nonostante tutto lo accetta e che vuole vivere felice in questa dimensione per quanto può, per quanto gli riesce. Questa è la ricerca del vero bene. Il vero bene è non essere turbato dalle cose della natura, ma essere capace di fronteggiarle con la forza del proprio carattere, della propria liberazione da ogni pregiudizio. Poi vedremo di che si tratta più dettagliatamente. Ricerca del vero bene, primo livello. Secondo livello, ricerca del sommo bene. Il vero bene, abbiamo detto che cos'è, ma cos'è il sommo bene? Il sommo bene è come pervenire al vero bene assieme ad altri, quello che abbiamo detto prima, la mia salvezza assieme agli altri, cioè la mia etica, ma in una politica della vita dove altri come me sentano, vivano, vedano, operino come me per il bene comune. Allora non avremo soltanto un bene vero che ognuno può raggiungere da solo. Avremo il sommo bene perché lo raggiungiamo tutti insieme come fratelli. E tutti insieme abbiamo abbandonato le superstizioni del denaro, della fama, del godimento. Ma viviamo per la vera gioia, per essere davvero felici e non ossessionati dal conseguimento di questi apparenti beni che turbano l'animo e non danno felicità. Per conseguire questi fini, ecco qui abbiamo una svolta, senza direi se non si intende questa, non si intende Spinoza,
che la si condivida o no è un'altra questione, ma questa è la svolta che ce lo rende, diciamo, leggibile, comprensibile. Per conseguire questi fini, due passi fondamentali. Primo passo, intendere della natura quanto basta per conseguire una natura umana più forte, quella che aveva detto, no? Cioè il vero bene. Allora, l'etica, ecco perché non scrive una metafisica, ecco perché non scrive una fisica. Il filosofo non è lo scienziato che cerca le cause dei fenomeni, che cerca di spiegare i fatti della natura, tutto bene, benissimo. Ma lo scopo del fenomeno non è del filosofo non è di conoscere meglio che cosa sono i virus, ma di conoscere della realtà in cui vive, della natura, della storia, della società, della psicologia, di tutto quello che volete, di conoscere di questo orizzonte del sapere quanto basta per diventare più forte. Cioè non è una onniscienza quella della filosofia, ma è quanto mi serve sapere, quanto mi serve conoscere. Capite la forza di questa posizione? Quindi in ogni tempo, in ogni momento, in ogni luogo è possibile conseguire il vero bene, essere veri filosofi, perché quale che sia il livello di conoscenze in cui vivo, sarà quello di Agostino, benissimo, sarà quello di Hegel, benissimo, sarà quello di oggi, benissimo, c'è un quanto basta per ognuno di noi, e vedremo di che natura è, c'è un quanto basta per ognuno di noi per trarne motivo, per ottenere la nostra forza, per ottenere una forza che ci consenta di vivere bene, di vivere adeguatamente il destino che ci è stato assegnato dalla sorte, appunto. Quindi anzitutto, primo passo, intendere della natura quanto basta per diventare più forti. Due, formare una società politica per conseguire il primo fine con la massima sicurezza e con la massima felicità. Fare sì che questo, conoscere abbastanza per essere felici, sia un progetto politico. E questo è il progetto politico della modernità, di cui Spinoza è un profeta, sia Locke, no? profeta di una società liberale. Liberale non tanto in senso economico, liberale in senso etico-filosofico, una società nella quale si possa essere felici e liberi e sicuri, la sicurezza, e sicuri, garantiti nella propria libertà di pensare quello che si è deciso o si è ritenuto giusto pensare, senza portare documento a nessuno, naturalmente, no? Liberi di pensare, sicuri dalle leggi che vorrebbero impedirmi questa libertà. Allora, se voi mettete insieme questi passi che abbiamo fatto già nell'operetta giovanile di cui dicevamo, avete già il programma di tutta la vita di questo filosofo. L'etica, il capolavoro di Spinoza, l'etica sarà dedicata al primo punto, come raggiungere la felicità. Mi sembra poco. Come raggiungere la felicità. E due, come raggiungerla con gli altri due capolavori di Spinoza, il trattato teologico-politico e il trattato politico. Opere per le quali naturalmente l'etica non poté pubblicarla mai. La dovette lasciare agli amici che la pubblicarono dopo la sua morte. Se l'avesse pubblicata avrebbe rischiato la vita di nuovo e forse sicuramente la sua opera sarebbe stata condannata, bruciata, eccetera, eccetera, ma sicuramente anche lui sarebbe stato in gravissimo pericolo di vita. Il trattato teologico-politico lo pubblicò anonimo, ma tutti capirono benissimo che era ormai del leggendario Spinoza, e gli procurò già abbastanza guai così per non avere voglia di pubblicare altre cose ancora. E tuttavia tenete presente che Spinoza circolava manoscritto in tutte le case intellettuali, in tutti i salotti nobili del tempo, in Olanda, in Francia, in Belgio, in Germania, in Inghilterra, eccetera, eccetera, se lo passavano di mano in mano, no? con molta, come dire, con l'accompagnamento di molti pregiudizi. Allora, vediamo come si deve operare per dirigere le scienze a questo fine, per dirigere il sapere ai due punti: intendere quanto basta per essere felici, farne un progetto politico della comunità.
Ecco, ora devo procedere sintetizzando di molto, no? Cosa significa conoscere quanto basta per rinforzarsi ed essere felici? Diciamo che Spinoza ci insegna tre passi fondamentali, che nell'etica sono illustrati ampiamente, naturalmente in maniera molto complicata e complessa, perché come sapete tutta l'etica è dimostrata a modo geometrico, no? Attraverso teoremi che sono dimostrati, assiomi, conseguenze, eccetera, eccetera, secondo la tecnica della geometria euclidea, che a quel tempo era considerato il modello della razionalità. Ma lasciamo questo argomento. Tre passi. Come si fa a conoscere quanto basta? Che cos'è quanto basta? E cos'è il primo punto del quale dobbiamo occuparci? Beh, evidentemente il primo punto è quella che Spinoza chiama conoscenza di primo genere. Conoscenza di primo genere è quella che abbiamo tutti, che non c'è bisogno di grande fatica per conseguirla, perché è spontanea, è naturale, quella del senso comune. E essa si potrebbe esprimere così: la conoscenza di primo genere è che ognuno di noi conosce le sue passioni, cioè conosce quelle immaginazioni, quelle idee confuse che ci accompagnano continuamente. Perché cresce il prezzo del petrolio? Non lo so, ho letto l'articolo, eccetera eccetera. Perché tuo cugino mi è tanto antipatico? Ma insomma, perché è effettivamente odioso. Siamo tutti pieni, no, di queste passioni, come le chiama Spinoza, queste immaginazioni e passioni. Immaginazioni è: io immagino che tuo cugino ce l'abbia con me. Sono le immaginazioni, sono le proiezioni freudiane, no? Freud era un altro grande spinoziano. Sono le immaginazioni freudiane, quelle che noi ci immaginiamo dietro ai fenomeni. Perché piove? Ma perché sono stato punito per qualche cosa che ho fatto di male e invece avevo bisogno che ci fosse quel tempo per andare a fare una passeggiata con la mia fidanzata, no? E invece sono stato punito. Immaginazioni, tortuose immaginazioni. Oppure passioni, il denaro, la ricchezza, eccetera, eccetera. Questa è una conoscenza di primo genere che è caratterizzata dalla totale inadeguatezza che la mente ha nei confronti del corpo e della mente. Cioè noi ignoriamo, non abbiamo idee adeguate, come dice Spinoza, da dove vengano le nostre azioni, da dove venga la mente stessa, che cosa siano le cause che suscitano nel corpo e nella mente idee confuse e passioni. A livello, diciamo, di prima battuta, certo, ognuno di noi ha una cultura, naturalmente, gli hanno spiegato come ha delle idee che si sono costituite in una conoscenza che potremmo definire di secondo genere, ma in prima battuta, diciamo così, quando siamo ancora giovani, quando siamo ancora inesperti, quando non abbiamo studiato o studiato abbastanza, che ne sappiamo noi? Perché abbiamo certe passioni, perché abbiamo certe immaginazioni, perché certe cose ci turbano, perché certe cose ci spaventano, perché certe cose ci ossessionano, non ne sappiamo niente. Cioè il corpo e la mente sono per noi due, diciamo, valigie chiuse, due misteri. Cos'è il mio corpo? E ancora di più, cos'è la mia mente? E ancora di più, cosa sono i miei sogni? È uscito un nuovo libro che interpreta in maniera interessante i sogni, non si finisce mai di ragionare su queste cose, no? Però, vedete, ecco, questo è il punto che prima richiamavo, accennavo e ora adesso ci torno a conto. Sembrerebbe a prima vista che sia un bel guaio che noi non abbiamo idee adeguate, conoscenze chiare, come diceva Cartesio, no? Conoscenze che siano nitide, limpide, non intuitive, che siano appunto basate su certezze chiare ed evidenti. Ecco, sembrerebbe un bel guaio che non abbiamo un'idea chiara né di come è fatto il nostro corpo né di come è fatta la nostra mente, il nostro pensiero. E certamente non abbiamo appunto da, come dire, congratularci nell'essere in questa situazione. Tuttavia, e questa è la nostra straordinaria di Spinoza, la nostra, che se non si capisce non si entra nel labirinto magico dell'etica. E tuttavia, proprio questa conoscenza della inadeguatezza delle nostre conoscenze di primo genere
è il fondamento della liberazione. È lì il fondamento della liberazione. Non nel sogno di acquisire una visione totalmente adeguata del corpo, totalmente adeguata della natura, totalmente adeguata della mente. No, la liberazione si fonda proprio sull'ignoranza umana, non si fonda sulla scienza. Questa è una osservazione, una originalità che di solito manca nelle letture di Spinoza. Tutti sono abbagliati dalla sua geometrica dimostrazione, no? Spinoza è geometrico, ha dimostrato tutto, o crede di aver... No, no, non è questo il senso delle sue dimostrazioni. Il senso delle sue dimostrazioni è che nella finitezza dell'individuo, nella finitezza della condizione umana, nella impotenza umana, nel fatto che io non sono in condizione di decidere del destino del mio corpo e che persino la mia mente ha dei limiti che non sono travalicabili, proprio lì, proprio abbandonando l'umana presunzione che sia possibile varcare questi limiti, solo lì e solo allora si comprende che c'è una via di liberazione, una via di liberazione verso la saggezza, una via di liberazione verso la felicità, verso la forza che dà felicità, accettando l'inadeguatezza della condizione umana, il limite della condizione umana. E allora adesso vi leggo la seconda citazione, che è l'inizio del Trattato Teologico Politico, una delle pagine più straordinarie di Spinoza, di Alberto, delle più difficili da accettare davvero. Con Spinoza non si fanno complimenti, si viene ad una resa di conti, nella quale si può essere d'accordo con lui, non d'accordo con lui, ma a noi qui non interessa essere d'accordo o non d'accordo, interessa disegnare questa immagine, no? Questa figura, questo uomo. Scrive allora nella prefazione del Trattato Teologico Politico, per il quale ebbe a patire tante persecuzioni, e comincerete a capire perché. Se gli uomini potessero dirigere con fermo proposito tutte le loro vicende, o se la fortuna fosse sempre benigna nei loro confronti, non sarebbero preda di alcuna superstizione. Comincia a venire in primo piano il grande tema di Spinoza, la superstizione, le immaginazioni della conoscenza di primo genere. Quindi, se gli uomini potessero ottenere sempre quello che vogliono, o se la sorte glielo concedesse, non sarebbero superstiziosi, perché non avrebbero da chiedere conto delle cause o da immaginare le conseguenze, tutto andrebbe bene. Ma spesso finiscono in situazioni così difficili da non poter formulare nessun piano d'azione. Già, situazioni nelle quali nel corso della notte, nel buio della notte, ci chiediamo cosa farò e non sappiamo che decisione prendere perché la situazione è complicata, non ne conosciamo. Ho una grave malattia, devo andare da quel medico, devo cercare un altro medico, cosa devo fare? L'ansia mi prende, il terrore. Quindi finiscono in situazioni così difficili da non poter formulare nessun piano d'azione, e di solito per amore dei beni incerti della fortuna, che desiderano senza alcuna moderazione, oscillano. Per amore dei beni incerti della fortuna che desiderano senza coscienza del nostro limite, che ci sono dei limiti ai nostri desideri, ai quali noi non possiamo sovvenire, che non possiamo superare. Allora oscillano miseramente, ecco la notazione, oscillano miseramente tra la speranza e il timore. Diciamo la verità, quante volte ci è capitato, no? Di oscillare miseramente tra la speranza e il timore. Essendo di fronte a una cosa che non possiamo decidere, non possiamo risolvere, e che però è oggetto di una nostra tenace passione, no? In cui vorremmo ottenere il risultato che ci sta a cuore. Oscillano miseramente tra la speranza e il timore, e così il loro animo è quasi sempre totalmente incline a questo punto, a credere a qualunque cosa. Oscillando tra speranza e timore, si appella alla prima,
alla prima occasione, soluzione, al primo che gli dice: ma vai da quello lì, bravissimo medico, lo dico io. No, non andare da quello lì, è tremendo, sono morti tutti. È meglio che tu faccia un'altra cosa, vai a Lourdes, eccetera. Quando è nel dubbio, un piccolo impulso basta spingerlo nell'uno o nell'altra direzione, e ciò accade ancora più facilmente quando è agitato da speranza o timore. Allora si arresta, irretito. Se in circostanze diverse confida eccessivamente in qualcuna, diviene arrogante e gonfio di orgoglio. Cioè, se è convinto di avere in mano la soluzione, è tutto orgoglioso e convinto, gonfio di... Se non ne ha nessuno, timore, speranza e timore. Nessuno, credo, ignora quello che sto dicendo, sebbene gli uomini siano in gran parte ignari di se stessi. Questo ci voleva la decisione tanti anni prima, no? Non voglio più essere ignaro di me stesso, voglio andare al fondo della mia vita e prendere una decisione per la mia felicità. Per lo più gli esseri umani non si mettono di fronte a se stessi con questa forza, no? Con questo coraggio. Nessuno, infatti, può essere vissuto tra gli uomini senza vedere che i più, quando le cose vanno bene, nonostante siano totalmente incapaci, profondono una tale sapienza da ritenere un'offesa personale se qualcuno vuol dar loro un consiglio. Va tutto bene, sono capaci di credere, loro capiscono tutto, finché le cose vanno bene, non accettano consigli, sono convinti che loro sono molto bravi. Quando le cose volgono al peggio, però, non sanno dove dirigersi, e mendicano un consiglio da chiunque, e non ce n'è alcuno, per quanto inetto, assurdo e vano, che non si accingano a seguire. Già. Per le ragioni più superficiali ora sperano in un futuro migliore, ora di nuovo temono il peggio. Se infatti, mentre sono in preda al timore, vedono accadere qualcosa che ricorda loro un bene o un male del passato, annunciano con enfasi l'esito felice o infelice della loro futura vicenda. E perciò chiamano quel qualcosa un presagio Fausto, oppure il Fausto, anche se non presagirà un bel nulla per 100 volte di seguito. Già, noi guardiamo le targhe degli automobili dicendo: se finisce per tre, una buona giornata. E facciamo tutti queste cose, diciamoci la verità. Se poi accade loro di assistere con grande sbigottimento a qualcosa di insolito, credono che si tratti di un prodigio che manifesta l'ira degli dèi o del sommo lume, e perciò, schiavi della superstizione, i nemici della vera religione, considerano empio non placare quell'evento prodigioso con offerte sacrificali e promesse alla divinità. Così si forgiano finzioni infinite e interpretano la natura in modi mirabolanti, come se tutta la natura fosse preda della loro stessa follia. Sta parlando di tutti noi. Stando così le cose, vediamo che quelli che desiderano senza freni quanto è incerto sono schiavi di tutte le superstizioni. Quando si trovano in pericolo e sono incapaci di aiutarsi da soli, tutti implorano con voti e lacrime da donnicciola gli aiuti del cielo e chiamano cieca la ragione, poiché non può mostrare una via sicura alla vanità che essi bramano, e dichiarano vano l'umano sapere. Ritengono che siano invece manifestazioni del volere divino i deliri della loro immaginazione, i sogni e le insipienze puerili. Credono anzi che Dio abbia in avversione i sapienti e che i suoi decreti siano iscritti non nella mente umana, ma nelle viscere degli animali, o che stolti, folli e vani preannuncino questi decreti per ispirazione divina. A tal punto il timore rende pazzi gli uomini. La causa per la quale la superstizione nasce, mette radici e si accresce, dovunque è paura. Concludo. Gli uomini, allora, sono predi della superstizione solo quando hanno paura. E tutte le cose che gli uomini veneranno o veneravano con vuoto scrupolo religioso si rivelarono poi sempre soltanto fantasmi e deliri di un animo intristito e reso pavido. Infine, i preti hanno il controllo più grande delle masse e incutono ai loro re il massimo timore allorché lo Stato attraversa i pericoli più grandi. Tralascerò tuttavia di addurre questi esempi, già che li ritengo sufficientemente noti a tutti. Dalla causa della superstizione sopraindicata
risulta chiaramente che tutti gli uomini sono per natura schiavi della superstizione. E allora, se questo è il quadro, molto rapidamente arriviamo alla conclusione. Volevo chiedere se poteva parlarci un attimo della sua trascendenza, dei suoi rapporti con Leibniz. Prima di arrivare alla conclusione. Leibniz si chiama Leibniz, la sua trascendenza non esiste perché è come la sua ha superato questo lasci che ce lo chiedano loro se vorranno, a me lasci venire il discorso con la sua coerenza. Se no, se mi interrompe, che cosa abbiamo fatto tutto questo lavoro? Che cosa? No, era per dare un senso del tempo, se poteva. No, no, adesso dobbiamo. Certo, è un'ora. Dopo me lo chiede dopo. Prima senta che cosa stiamo dicendo, perché sennò che cosa mi chiede? Una vanvera? No? Dobbiamo chiedere secondo una coerenza se parliamo di Spinoza. Allora, abbiamo. Sì. Certo, sì. Allora, conoscenza di primo genere, abbiamo capito che è quella conoscenza che ignora che cosa sia la natura corporea e che cosa sia il pensiero. Ma a questa si aggiunge una conoscenza di secondo genere. La conoscenza di secondo genere, abbiamo già imparato e capito, non è relativa alla pretesa di conoscere tutto, ma quanto basta per diventare forti? Quanto basta, secondo Spinoza, per diventare forti? Detto in maniera molto sintetica, rendersi conto che la natura non obbedisce ai nostri desideri, che la natura non è fatta assolutamente, non è stata costruita da nessuna divinità provvida nei confronti dell'uomo, che non esiste nessuna provvidenza, ma esiste una logica naturale delle cose, geometrica, per cui ogni cosa segue la sua natura, per quello che essa geometricamente è. Non si tratta quindi di conoscere tutte le cose della natura, ma di avere ben chiaro che fantasticare che la natura sia stata fatta a uso dell'uomo, a fine umano, per garantire all'uomo una sopravvivenza, sono pure fantasie, superstizioni, quelle di cui abbiamo letto fin qui. Una volta che abbiamo accolto e accettato questo pensiero, cioè che nella natura tutti gli esseri, noi tra loro, sono né buoni né cattivi, al di là del bene e del male, sono come sono. Anche Morterra è come è, anche la comunità ebraica che mi ha condannato è come è, non poteva agire diversamente, perché aveva paura, perché aveva timore, perché aveva speranza, perché era preda delle sue passioni, come è preda delle sue passioni la tigre, come è preda delle sue passioni Nerone, che sono esempi che lui fa, no? Quando accettiamo che ogni cosa ha la sua logica, è iscritta nella sua profonda natura, allora noi possiamo ricavare da questa visione una saggezza che ci porta alla conoscenza di terzo genere, l'ultima e la più alta. E qual è la conoscenza di terzo genere? È quella che si potrebbe tradurre così: si tratta allora non di cambiare il mondo, ma di cambiare le mie passioni relative al mondo. Si tratta di concepire il mondo come Dio stesso, Deus sive natura. Il mondo intero, nella sua imperscrutabile, diciamo così, logica, inflessibile ed eterna, è l'unica, come dire, l'unico presupposto entro il quale può aver senso il cammino dell'uomo. E il cammino dell'uomo è nella adesione a questo mondo. È quello che lui chiamava amor Dei intellectualis. Amore intellettuale di Dio, amore dell'intelletto, non della passione, amore in un Dio che non è un Dio personale, perché un Dio personale sarebbe affetto anche lui da desideri, non sarebbe un Dio, sarebbe una contraddizione, una proiezione superstiziosa di immaginazioni umane. No, accettazione della divina ragione del tutto. Questa, se vuole, è la trascendenza di Spinoza, no? Questa, se vogliamo, non è una trascendenza, è un'immanenza, diciamo, in cui noi ci trascendiamo, no? Ci trascendiamo in quanto riusciamo a amare il nostro destino al di là della nostra personale destinazione, cioè a superare il limite della personalità, per quanto ciò è possibile. E superare il limite della nostra personalità non significa, in Spinoza almeno, non significa
dedicarsi a diciamo, esercizi di natura mistica. No, superare la propria diciamo, personalità significa dedicarsi al bene comune, cioè essere forti nella difesa della propria vita, ma anche generosi nella difesa della vita altrui. Essere attivi nella ricerca del proprio piacere, ma essere ancora più attivi nella ricerca di un piacere comune, cioè la costituzione di una società umana felice, giusta, che sa godere dei propri piaceri, ma non per il fine dell'individuo, che sa vedere gli individui come modi della vita eterna. Tutti gli individui sono modi dell'eterna sostanza che eternamente vive in loro e che trapassa continuamente attraverso di loro un infinitum, no? Infinito di bellezza, se volete. C'è un ultimo appello, diciamo, alla visione cosmica di un'armonia che non è per l'uomo, di un'armonia che è intuibile al di là del bene e del male. Solo se io smetto di mettermi come punto di riferimento del bene e del male, posso accettare che il tutto è bene, il tutto è bello, il tutto è divino, il tutto è nella impossibilità di raccoglierlo nella conoscenza umana limitata, il tutto è l'occasione di una beatitudine possibile, di una felicità possibile. Ecco, adesso tutte le domande vengono.